Ciao a tutti ragazzi, finalmente un video dalle farm, per così dire. Al giorno in cui sto registrando questo video è il 1° aprile e è il mio 88esimo giorno di farm, e non è un pesce d'aprile, è davvero il mio 88esimo giorno di farm. Io comunque rimarrò qui ancora un po' di giorni, non so esattamente quanti, perché comunque sia volevo fare in ogni caso qualche giorno in più rispetto agli 88 precisi, e sto anche aspettando che torni la boss in modo tale che mi dia tutte le payslip e anche il modulo, e che mi compili il modulo 1263 in modo tale da poter avere tutti i documenti che mi servono per poi eventualmente rinnovare il visto quando deciderò di farlo. Essendo comunque lontana dalla civiltà, preferirei avere tutte le cose prima di partire, senza dover poi correre da una parte all'altra dell'Australia per avere i documenti che mi spettano. Comunque sì, è stata comunque una bella esperienza. Effettivamente devo dare ragione a chi mi diceva vedrai che ti annoierai. Effettivamente io dopo 2 mesi, l'ultimo mese diciamo così, a marzo, io mi sono particolarmente annoiata, anche perché diciamo subentra un pochino la routine, quindi l'abitudine, quindi alzarsi sempre alla stessa ora, fare sempre le stesse cose più o meno. Non pensavo che effettivamente potessi stancarmi di un lavoro del genere. Io comunque in ogni caso non ho fatto farm in senso stretto, perché comunque sia mi sono occupata principalmente del giardino dell'ostello, più altri giardini che di uffici principalmente. In più potevo comunque gestire il mio tempo quando faceva o troppo caldo o le poche volte che pioveva, e fare dei lavori all'interno, quindi evitare di morire di caldo, e quindi pulire le zone, appunto le camere, oppure qualche camera, oppure le zone comuni dell'ostello. Arriviamo adesso al punto dolente, per così dire, di questo video. Dove sono i video delle farm? I video delle farm dovrebbero essere sul canale di Antonino Loggia, ovvero per Portale Australia dovrebbero essere stati caricati. Antonino a gennaio ha pubblicato i primi 2 video, il primo era la mia presentazione per farvi capire chi ero, il secondo era il video in cui partivo da Sydney e arrivavo fino qui a Cannamalla, e poi non ha più caricato nulla dei miei video. Io appunto scorro con voi la chat appunto di Facebook, dove appunto gli mando il materiale per i video, e vi posso dire che io il 26 gennaio gli ho mandato un video, il materiale per un video che era relativo all'Australia Day. Quindi vi facevo vedere, vi spiegavo un pochino che cosa facevano qui per l'Australia Day, e lui mi ha scritto che essendo meno di 5 minuti di riprese non aveva senso montarlo e caricarlo. Poi sono successi un po' di casini e ho avuto problemi con la connessione dell'ostello, e sono riuscita a mandargli il successivo materiale soltanto il 1° marzo, quindi un mese fa, e posso dirvi che solo la parte parlata supera i 5 minuti, quindi è comunque più di 5 minuti di girato. E lui non mi ha detto ok lo carico, ok non lo carico, lo monto, non lo monto. Mi ha semplicemente chiesto delle foto da caricare sulla pagina Facebook, che ha caricato sulla pagina Facebook immediatamente. Io poi l'11 marzo gli ho chiesto di farmi sapere quando pubblicasse il video, in modo tale che potessi anche io spammarlo sui vari social che miei personali, ma non mi ha risposto. E successivamente il 20 marzo gli ho scritto hai intenzione di pubblicarlo o no il video, perché comunque si erano passati 20 giorni, gli altri ci aveva messo 2 minuti a montarli, a caricarli, e mi ha scritto semplicemente scusa, sono davvero molto preso questo periodo. Lui comunque in ogni caso anche negli ultimi 10 giorni l'ho visto particolarmente attivo, sia sul suo canale, pubblica anche il materiale sul blog, sì, sul sito, pubblica, è molto attivo anche sui vari gruppi di Facebook e sulla sua pagina, quindi io non so esattamente da cosa sia preso, che cosa gli impedisca di montare il mio video e caricarlo poi sul suo canale. Cercherò in questi giorni, appunto, che mi separano dalla registrazione di questo video al caricamento di questo video, di capire effettivamente che cosa ha intenzione di fare. E se non dovesse caricare, se dovesse decidere di non caricare i video sul suo canale, i video verranno comunque non cestinati ma caricati sul mio canale, quindi qui su questo canale. Allora, un rapidissimo aggiornamento per quanto riguarda i video dalle farm.
I video effettivamente Antonino mi ha confermato che non andranno sul suo canale. Sì, ho deciso quindi di caricarli sul mio, anche perché comunque ci ho speso del tempo a registrarli e non mi pare il caso di buttarli, anche perché comunque potrebbero interessare a molti. Quindi iscrivetevi se volete seguire i video sulle farm, perché saranno su questo canale. Altro piccolo appunto, per quanto riguarda, se volete contattarmi, c'è la pagina Facebook. Ho deciso che non accetterò più nessuno sul mio profilo privato, anzi, cercherò man mano di eliminare le persone che non conosco effettivamente. Quindi non mandatemi la richiesta d'amicizia perché non ve l'accetto. Se volete contattarmi, c'è la pagina Facebook, potete iscrivervi, diventare fan, potete scrivermi anche semplicemente senza essere fan, perché comunque sia a me arrivano tranquillamente le notifiche, quindi che se qualcuno mi chiede informazioni sono ben felice di darvele tramite la pagina Facebook. Se invece mi mandate un messaggio non essendo miei amici su Facebook, sul profilo privato, difficilmente potrò rispondervi perché non riesco a vedere tutti i messaggi che mi arrivano dalle persone che non sono amiche mie su Facebook. Quindi è anche più semplice per voi mandarmi un messaggio sulla pagina Facebook, avrete la certezza di avere una risposta. Ultima cosa per quanto riguarda il canale, sto partecipando al progetto di Shanti, del canale Shanti Lives, che è molto più famosa di me, quindi forse la conoscete già. Si tratta appunto di una sorta di gruppo di lettura, diciamo così, e quindi ogni mese io, Shanti e una serie di altre persone che hanno dei canali YouTube leggeremo un libro e caricheremo la recensione qui su YouTube. Io mi sto impegnando, il primo libro è un po' grossino, diciamo così, sono riuscita a recuperarlo in inglese ed è The Program di Susan Young. Ho cominciato a leggerlo, spero di fare in tempo a caricare il video dedicato a questo libro per il 29 aprile. Dovrei farcela anche perché comunque sia ho un bel po' di ore di viaggio in mezzo al nulla che mi aspettano nei prossimi giorni e quindi avrò molto tempo per leggere. Detto questo, io vi lascio. Vi ricordo, i video delle farm sono su questo canale, quindi iscrivetevi. Se il video vi è piaciuto e soprattutto se volete co farmi conoscere, far girare la voce di questa cosa, di questo cambiamento, mettete un like su questo video e magari anche condividetelo sui social in modo tale che più gente sappia che di questo cambiamento. Per finire, se avete domande specifiche, soprattutto per quanto riguarda le farm, quindi cosa fare, cosa non fare, dove cercare, eccetera, scrivetemele nei commenti in modo tale che quando avrò finito i video relativi appunto alla mia esperienza in farm, potrei fare un video riassuntivo, diciamo così, con una sorta di guida per le farm. Quindi la mia esperienza legata anche a quello che si può fare, quello che non si può fare e come gestire appunto questi 88 giorni che bisogna fare se si vuole rinnovare il visto. Detto questo, io vi saluto, vi dico anche have a nice life.